Don Ascanio, scenografo e fondatore di Terre Spezzate, realtà di gioco di ruolo dal vivo da anni viva in Italia. Ma prima di tutto sono un giocatore di ruolo dal vivo ed è 20 anni che lo faccio. Mi piace, è una passione che condivido con tanti miei amici e non solo. E dopo 20 anni mi piaceva un po' raccontarlo, celebrarlo qui nel nostro grande magazzino delle meraviglie, qui dove assembliamo, creiamo, costruiamo tutte le avventure che mi piace raccontare, avventure che qui nel magazzino prendono vita, che poi quando ci troviamo tutti insieme la sprigionano, perché un evento di gioco di ruolo è innanzitutto un momento in cui ci si ritrova a vivere e condividere emozioni, sentimenti, paure, odi, amore, vendetta, voglia di rivalsa, ricerca di tesori, insomma tutto quello che possiamo aver scoperto, letto in un romanzo può diventare vivo in un gioco di ruolo del e appunto ci si veste, ci si mette un costume, si interpreta una parte e si assume un ruolo. Un ruolo a volte difficile, complicato, un po' come togliere questa armatura. Un ruolo che può spaziare dal Medioevo al 700, contemporaneo, anni 80, i fantasmi, i mostri, i pirati. Sono stato in tanti posti, sono stato sulla Grace, un veliero del 700 che ha cannoneggiato le rive della costa di Nassau. Sono stato nel castello del Magnifico, il re delle Terre Spezzate. Sono stato nei sotterranei di una cattedrale di cemento, in un mondo distrutto. Ecco, il gioco di ruolo ci porta in mondi che potevamo solo immaginare. Ed è fighissimo. Ed è bellissimo perché lo vivi con i tuoi amici, ma anche con gli sconosciuti, ne conosci di nuovi e con loro condividi momenti di follia, momenti di rabbia, di gioco, di divertimento, di soddisfazione nel sconfiggere gli avversari, nel dissotterrare un tesoro, nel sacrificarsi per un amico, per un amore, nel morire tra le mani di tuo cugino mentre sorge il sole, nello spaventarsi con tua sorella mentre fuggi dagli spiriti della notte. Insomma, in questi 20 anni ho avuto modo di conoscere tante persone con cui abbiamo condiviso tante idee, tante esperienze e con le quali abbiamo costruito scenografie, costumi, ma soprattutto storie incredibili. Storie che appunto ci portano a vivere in tempi passati, a vivere nel futuro, a vivere nel Far West. E tutte queste storie insieme avvicinano e accomunano le persone. E sono proprio queste persone che hanno reso possibile tutto ciò. Hanno creato insieme delle storie meravigliose e insieme le abbiamo fatte diventare realtà. E cosa ci aspetta nel futuro? Beh, il futuro è in continuo cambiamento, è incerto, è incredibile. Nel futuro possiamo solo immaginare quello che andremo a trovare. Beh, io un po' ho iniziato a immaginarmelo e vorrei continuare a farlo insieme.
che non è solo i Far West, i pirati, gli orchi, i cavalieri, i mondi post-apocalittici, quello che ci piace vivere e fare insieme, ma e soprattutto continuare a farlo, continuare a essere dei giocatori di ruolo dal vivo anche in questo presente così ballerino ed incerto, perché sono esperienze uniche, sono esperienze meravigliose, sono esperienze che solo insieme possiamo fare.